In questo video voglio approfittare della domanda che mi ha fatto Emanuela sotto al video come fare web design su PowerPoint. Nello specifico, Emanuela mi ha chiesto come fare una presentazione animata proprio simulando il funzionamento di un sito web. Per fare questo, ho preso appunto il mio PowerPoint e ho incollato semplicemente degli screenshot delle pagine di Zalando, così in modo tale da avere un sito web già pronto, praticamente, sostanzialmente pronto. Quindi, come fare per passare da una pagina all'altra? Supponiamo quindi che io abbia le varie pagine qua sulla mia sinistra che ho già appunto fotografato, il tizio con la maglietta gialla, poi c'è il modello con la maglietta verde, poi ci ho messo anche la scelta della taglia, una M, un carrello, insomma c'è un po' tutto. Come faccio a navigarci per passare da una pagina all'altra proprio come se fosse un vero sito web? In questo caso avvio. Prima di tutto ti faccio vedere il funzionamento, avvio quindi la presentazione, ho disabilitato il click sulla presentazione, per cui io se clicco su queste scritte non funziona niente, perché ho attivato la funzione solo su questa persona, sul modello in giallo, quello in verde appunto, e sulla scritta Zalando. Al click su Zalando io voglio che torni sempre in questa prima pagina, che è l'home page. Al clic sul verde voglio che vada sulla pagina, sulla diapositiva di PowerPoint col modello della maglietta verde e poi c'è quello con la maglietta gialla. Per cui proviamo il funzionamento insieme, vado su quello con la gialla e va effettivamente alla persona con la maglietta gialla. Non posso fare nient'altro perché è una foto, chiaramente non è un vero sito web, però ad esempio se io clicco su Zalando, dove ho inserito il link alla prima pagina, tornerà alla prima pagina. Vado poi sul modello con la maglietta verde e va alla persona con la maglietta verde. Se io ci clicco, posso fare o scegli una taglia e mi porta effettivamente alla pagina con la taglia. Io clicco M e mi fa vedere direttamente la pagina dove io ho scelto la M. Nient'altro è cliccabile perché ho messo il link solo appunto a Zalando e solo ad aggiungere al carrello. Clicco aggiungi al carrello, mi porta al carrello e poi ci metto Zalando e torno all'home page. Quindi più o meno questo qua è il funzionamento. Come si fa a fare questo tipo di attività? Immagina di costruire una pagina web proprio inserendo tutte quante le forme, inserendo le fotografie, inserendo i rettangoloni, i pulsanti, no? Immagina un po' di fare come faresti in una normale presentazione PowerPoint. In questo caso io ho preso un'immagine sovrapposta a quella già esistente con la persona in verde, poi la stessa cosa per quello che riguarda il modello in giallo, sotto c'era un'altra persona in blu ma è indifferente. Dopodiché ho preso la scritta Zalando e ho messo l'immagine cliccabile. Come si fa per fare una presentazione animata come se fosse un vero sito web? Prendi l'immagine, vai su inserisci qua in alto a sinistra, vai su azione, che è questo qua al centro del menu. Ti si apre la finestra e qua puoi fare diverse cose, quindi ad esempio togliere qualunque funzionalità, ma a quel punto non avrebbe senso, effettuare un collegamento a una diapositiva, eseguire un programma, eseguire altri tipi di azioni, come ad esempio anche riprodurre un segnale acustico. A noi questo non interessa, interessa effettua collegamento a. Qua ti dice cosa vuoi fare, la prima diapositiva, quella successiva, la precedente, l'ultima. In questo caso io sapevo che era la prima diapositiva che mi serviva sull'immagine di Zalando, per cui ho scelto prima diapositiva. Ok, per cui ogni volta che io cliccherò su questa immagine durante la presentazione andrà direttamente alla prima diapositiva, che nel mio caso è l'home page di questo finto sito web. Proviamo ad andare su quest'altra tipo di pagina. Chiaramente io devo riportare la mia azione ogni volta che utilizzo quell'immagine in una diversa slide. Che significa che ogni volta che io utilizzo questa immagine di Zalando, su tutte le pagine dovrò fare clic, inserisci, azione, effettua collegamento a prima diapositiva. Questo per ogni pagina e per ogni slide che io voglio funzioni quel tasto, perché altrimenti, supponi questa fotografia, questo screenshot qua, qua non c'è, l'immagine Zalando, ovviamente non funziona. Però potrei fare anche questa scelta qua, ovvero costruisco un rettangolo, lo metto, che ne so, qua al centro, lo faccio arancione, riempendo la forma, arancione, eccolo qua. Dentro ci scrivo
vai alla home page, ok, ho qua il mio pulsante, quindi inserisci qua in alto, azione, effettua collegamento a prima diapositiva. Ok, avvio la mia presentazione. Se clicco qua non succede assolutamente niente, perché appunto ho disattivato i click. Mentre invece se clicco su vai alla home page, lui mi porta alla prima diapositiva. E così funziona proprio come se fosse un sito, perché continuando appunto io a cliccare sul verde, vado al verde. Clicco su Zalando e mi porta alla home page. Clicco su giallo, mi porta al giallo. E così via dicendo. Per cui, ripassando brevemente, ti faccio vedere qua. Aggiungo una nuova diapositiva. Ecco qua. Inserisco una forma, che può essere anche un cerchio. Ok. Ecco qua, lo faccio rosso, ci scrivo in testo torna alla seconda slide. Ovviamente non funziona, se io ci clicco non funziona, però nel momento in cui io faccio inserisci, seleziono l'immagine, inserisci, azione, effettua collegamento a, supponiamo ad esempio alla diapositiva numero 2, ok, questa durante la presentazione, l'avvio, mi porterà alla seconda slide, che è la persona, come potrei vedere anche da questo elenco sulla sinistra, è la persona in giallo. Ti faccio un ultimo esempio, nuova diapositiva, vai qua, hai la tua slide vuota, ci metto un'immagine, o ci metto anche una faccina, eccola qua, la metto in giallo, ok, inserisci azione, effettua collegamento a, come vedi qua puoi fare tanti tipi di collegamenti, non solo quello che abbiamo visto nelle slide, ma puoi collegarlo a un altro file, ad esempio vuoi che ogni volta che clicchi quella faccina ti si apra un file Word, oppure un'altra presentazione in PowerPoint, oppure un collegamento a internet, per cui qua ci potresti scrivere www.google.it. Cosa succede quindi? Che ogni volta che tu faccio la presentazione, clicchi sulla faccina in giallo, va su google.it. Ecco qua quindi come si fa una presentazione animata, come se stessi facendo un vero sito web, e potresti utilizzare questa funzionalità per fare un mockup per il tuo sito web e poi dimostrarla al tuo cliente o comunque a chi serve a te. Spero che questo video ti sia stato utile. Un saluto a Emanuela e a tutti voi. Ciao!